universo. Anche la parola stessa ci richiama a qualcosa che va al di là del nostro io conosciuto e che ci aiuta quindi anche come direzione, come finalità, come scopo a reincludere esattamente quel vuoto, quell'invisibile, l'immanifesto, che poi diviene manifesto nel nostro campo di esperienza. Oggi tratteremo argomenti che toccano diverse situazioni del nostro vissuto quotidiano, dalla salute all'economia, agli aspetti emozionali, a questo senso di eternità che ci accompagna, e capiremo come tessere questo filo invisibile d'amore affinché la nostra esperienza in questa dimensione diventi piena. Piena significa quindi esistere, esistere davvero, ben diverso da sopravvivere. Noi dentro siamo molto plurali, abbiamo un andirivieni di pensieri, di idee, di dialoghi in continuazione. Buona parte di questi dialoghi sono: stai zitto! Questo non puoi pensarlo. Un'altra parte di questi dialoghi sono: ma come fai a saperlo? Come ti è venuto in mente questa cosa qui che nessuno la dice? Poi ci sono le cose sentite, che sono la grande maggioranza, no? E poi ci sono le cose geniali, che sono una piccola minoranza, quasi extraparlamentare. Ecco, come nella vita politica, così anche nella vita interiore, la maggioranza ha quasi sempre torto. Gli archetipi astrologici, i 12 segni zodiacali, in questa visione che proviene dall'astrosofia, dalla filosofia ermetica, sono da vedere come 12 principi originari, 12 forze cosmiche che stanno alla base di tutta la creazione. Sono delle idee originarie che costruiscono, che come energia portano a manifestare tutto ciò che esiste. Saper sognare significa saper viaggiare, significa saper andare in certi luoghi dell'underworld, in certi anfratti della psiche, dove c'è la tua anima, dove puoi risvegliare l'anima. L'anima è ctonia, è sotterranea, l'anima è l'eterno femmineo, è notte, è lunarità, è oscurità, è buio, che non è assenza di luce. E quindi per viaggiare nell'anima, per viaggiare nel sogno, per viaggiare nella dimensione infera, dobbiamo liberarci dall'idea che ciò che è luminoso tale invece non sia. E quindi portare le nostre emozioni e il nostro vissuto al di là del bene e del male. In termini sciamanici si dice pacificare, pacificare il vissuto, liberare gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, dalla gabbia mentale del giudizio. Ecco, questa disponibilità è quella che ci può salvare. La disponibilità a cambiare punto di vista, a cambiare idea, a sapere che magari posso fare una cosa che prima non sapevo di poter fare, a cominciare ad essere invece di credere di essere. E quindi tante di queste cose qua ci possono aiutare a migliorare quella polis che è eredità di un concetto della demos kratos greca. Ma purtroppo non siamo filosofi, ci alziamo la mattina e siamo già lì, le bollette da pagare, i problemi, la macchina, la benzina, l'assicurazione, il meccanico. Però, possiamo cominciare ad attivare dentro di noi qualcosa che ci porti a dire: vabbè, vediamo chi c'è in giro. Non è detto che posso essere io, lei, chiunque, no? Voglia cominciare a mettere in moto, diciamo, un movimento di pensiero, no? Che possa poi convogliare in qualcosa. Io ho cercato, nel momento in cui sono stato rappresentante dei cittadini nel Parlamento della Repubblica, io sono sempre stato coerente con quello che io ho sempre sentito. La totalità dell'universo è qualcosa che è concepibile solo a livello teorico. Nessuno di noi probabilmente è in grado di vedere l'universo nella sua totalità, e infatti noi vediamo sempre un sottoinsieme di questo mondo, di questa realtà. Se io in questo momento sto guardando verso di voi, io vedo delle persone sedute in sala, ma non vedo qua dietro. Voi probabilmente vedete me e vedete qua dietro, ma non vi vedete in faccia come vi sto vedendo io. L'insieme dei nostri punti di vista non dà ugualmente la completezza del mondo, ma ci dà una visione un po' più realistica. Quindi il discorso è: quando noi estendiamo questa visione del mondo, il mondo rimarrà sempre limitato, ma un po' meno di prima. E allora questo è il momento di fare il salto di paradigma. Lo facciamo quando sentiamo che è arrivato il momento in cui il mondo in cui viviamo già ci sta stretti. Avete mai provato questa sensazione? La relazione emozione-energia ha già schiuso delle porte, perché le emozioni non sono semplicemente quello che tu racconti, sono movimenti energetici, hanno dei correlati biofisici, e questo ci sposta a parlare di vibrazioni, ci sposta a parlare di un'entità vibrazionale che è nel DNA, che è nelle proteine, ci fa ritornare all'idea del corpo energia, dei corpi eterici che sono di tante tradizioni, dall'Oriente all'Occidente. Però di nuovo, quello che vedo nella medicina quantica è ancora una volta la stessa matrice dal punto di vista filosofico.
teoretico, e cioè cerchiamo lo squilibrio delle frequenze, ripristiniamo le frequenze armoniche, cerchiamo quali frequenze emette un fegato sano e con uno strumento di biorisonanza gliele ridiamo. Non è diverso dall'idea del farmaco che entra, semplicemente non è più un farmaco materico ed è materializzato, ma il costrutto logico che ci sta dietro è lo stesso. E quindi non mi posso accontentare.